È stata inaugurata sabato scorso, presso la Galleria Il Transito di Via Segantini ad Arco, la mostra di pittura Spiragli di Nella Mattei. L'artista arcense si presenta al pubblico per la seconda volta con numerose opere che in quasi 20 anni ha realizzato grazie anche all'impegno del gruppo Arti Visive e agli insegnamenti e ai consigli dell'artista Renato Ischia. Numeroso pubblico presente all'inaugurazione, dove Ischia ha messo in luce le peculiarità artistiche della pittrice di Varignano. Presente anche la sorella dell'artista, Silvana, pure lei pittrice, che evidentemente evidenzia una predisposizione familiare nell'arte figurativa. La mostra sarà aperta fino al 28 maggio, con orario dalle 17 alle 19, escluso il lunedì. Questa è la tua, ti do del tu perché ci conosciamo, la tua mi pare seconda esposizione di dipinti, no? Cioè la seconda personale. La seconda personale, sì, perché poi hai fatto anche le collettive. Sì, penso. Le collettive oppure ne ho fatte con mia sorella Silvana. Ecco, perché diciamo che Nella Mattei fa parte di una famiglia molto prolifica dal punto di vista artistico, perché anche la sorella, insomma, non è da meno della Nella. Anzi, di più, ecco. Quindi di solito invece valorizza la sorella. Ecco, da quanti anni dipingi, Nella? Ho iniziato nel 2002. Ma anche grazie, non so, hai frequentato qualche corso, sì, qualcuno sì, che ti ha seguito? Ho iniziato nel 2002, era un periodo un po' di crisi, insomma avevo avuto un problema in famiglia e mia sorella mi ha invitata ad andare lì al gruppo Arti Visive. E questo ti ha aiutato probabilmente? Con il maestro Renato Ischia, col quale ho avuto subito un rapporto, un feeling straordinario. Ho capito. Sì, mi ha aiutato tantissimo. Senti Nella, quali sono i tuoi temi preferiti? Cosa ami dipingere? Ma ho sempre dipinto dei paesaggi di una volta, insomma, un po' la nostalgia un po' del mio passato. Ho capito. Contadino. Quindi il mondo contadino, il sì, mondo tradizionale. Però adesso mi sono, come dire, lanciata in questo nuovo percorso. Siccome nei miei dipinti c'è sempre una finestra, un passaggio, insomma, per vedere. Sì, difatti, quello che caratterizza questi dipinti è appunto queste sì. Finestre, questi passaggi, esatto. Questi angoli che si aprono su altri ambienti, no? Esatto, sì. Quindi sembra quasi che tu... Ho fatto questi quadri, insomma, un po' di inventati da me. Ecco, siamo con Silvana Mattei, la sorella di Nella, anche lei pittrice molto valente, da quanto abbiamo sentito prima. Quali sono i temi, Silvana, che preferisci nelle tue opere? Intanto, da quanti sempre, anni dipingi? Dall'inizio del 99. Ah, sempre con Arti Visive, sotto la maestria di Renato Ischia. E niente, io amo la natura più che altro. Ah, quindi l'uomo sì. E la natura. Ho sì. Sentito Nella l'ambiente più... del passato, esatto. L'ambiente tradizionale, il mondo contadino. E quindi invece qui con la Silvana abbiamo... temi ambientali. Sì, sì. Dopo dei particolari di case vecchie, di oggetti, non so, un tavolo vecchio, quello che ricorda sì, sì, il portone. Un po' tutti ricordiamo l'infanzia, no? Ecco, certo. Ecco, dicevamo prima di questi pertugi, di queste finestre, qui abbiamo appunto il quadro preferito di Nella che appunto rappresenta bene questa tematica. Ecco, ma ci vuoi dire qualcosa? Quando è che l'hai fatto questo dipinto? L'ho fatto nel 2015-2016, nel 2015. Ah, quindi è recentissimo. Ecco, stai lavorando su qualche altro dipinto in questo momento? No, adesso ho appena finito questo percorso che, insomma, sono arrivata all'astrazione. Ho capito. Ecco, vediamolo, siamo proprio sull'astratto, facciamo uno scorcio su questi dipinti. La Nella è una persona impegnativa. Molto impegnativa e la mostra soprattutto. Perché? E quindi? La mostra la lettura che sarà molto difficile. Certo è che questa mostra qua è quasi il percorso di vita della Nella. Sì. Però questo si stacca, questo percorso qua si stacca dal suo tradizionale modo di dipingere. Perché è un percorso particolare e
è un anno di lavoro. Perché Renato non solo nell'arte ma anche nella vita ha uno sguardo molto profondo e ci insegna, no? Appunto, non solo nell'arte ma nella vita ci insegna proprio a, a guardare. Però sa, oltre... da sa passare dal severo anche al, sì, anche. Così, al gioioso. Sì, molto. Va bene, allora con questa ultima annotazione sulla personalità di, del maestro Renato Ischia chiudiamo. Grazie Nella e complimenti.